Grazie, grazie a tutti, grazie Presidente, buongiorno, benvenuti. Ringrazio sentitamente per la partecipazione all'evento di oggi i cittadini presenti e anche i cittadini online, Sua Eccellenza il Prefetto di Grosseto Paola Berardino, le autorità civili, militari e religiose, nonché il Presidente del Consiglio Fausto Turbanti, il consigliere Cirillo, ma soprattutto il comandante del quarto stormo caccia, il colonnello Monti, uomo di grande esperienza, professionalità, vicinanza al territorio, che io considero veramente un amico, anche se ci conosciamo non da tantissimi anni. Un necessario ringraziamento va anche al violinista Alessandro Golini per la presenza e per accompagnare con la sua arte un momento così solenne come quello di oggi. Sono onorato ed emozionato di essere qui a celebrare il secolo di vita dell'aeronautica militare italiana, tra le prime al mondo ad essere state istituite. Un traguardo importantissimo per la nostra nazione, per la nostra storia e per tutto il popolo italiano. Questo lunghissimo periodo trascorso è stato costellato da uno sviluppo tecnologico senza precedenti, che ha cambiato la cognizione dello spazio e del tempo, ridimensionando il nostro pianeta e proiettandoci nello spazio, consolidando nella coscienza collettiva l'immagine dell'aeronautica quale simbolo di progresso. Ma non solo, l'aeronautica in questo secolo è stata ed è, soprattutto, anche un presidio umanitario dal valore straordinario, a sostegno della collettività nazionale ed internazionale, a servizio dei nostri militari, delle popolazioni civili, nelle missioni di pace, nelle aree tormentate del mondo, che come abbiamo visto sono molte di più di quanto non si pensi. Dobbiamo quindi essere grati alle donne e agli uomini dell'aeronautica militare e delle forze armate per la preziosa opera che svolgono quotidianamente in tutti i teatri operativi dove sono impegnati a garantire la sicurezza e la stabilità. Volare è un sogno che presenta dei rischi, che richiede dei sacrifici, talvolta estremi. È un sogno che le donne e gli uomini dell'aeronautica militare hanno deciso di realizzare con spirito di squadra e nobiltà d'animo, al servizio della nostra collettività. Quello che desidero fare è perciò ringraziarvi di cuore, non solo in veste di rappresentante dell'amministrazione comunale, ma come cittadino, per il lavoro che quotidianamente portate avanti con coraggio, impegno e visione. Grazie per aver contribuito al rispetto e al ritorno della pace negli anni, per essere esempio emblematico di competenza, professionalità, ma soprattutto di sacrificio, amor di patria e grandissimo cuore. Come sindaco esprimo tutto il mio orgoglio nel poter ospitare proprio nella nostra città uno dei reparti più storici della Forza Armata. Il valore, le spiccate virtù militari, lo straordinario spirito di sacrificio infatti da sempre contraddistinguono il personale del quarto stormo. Noi ne siamo così consapevoli di aver voluto conferire al corpo nell'anno 2018 la cittadinanza onoraria. Questo perché l'identità di Grosseto è indissolubilmente legata a quella dell'aeronautica militare italiana e di questo ne saremo sempre profondamente fieri. Grazie ancora, comandante.